Salve amici di Extreme Hardware, sono Leonardo e oggi vi mostreremo il funzionamento dell'Amtron CW611. Si tratta di un fan controller, un nuovo fan controller che l'Amtron ha rilasciato per soddisfare le esigenze degli utenti appassionati di water cooling, come suggerisce la lettera W della sigla CW611. Il 6 indica inoltre la presenza di 6 canali dedicati al controllo di ventole, ma anche di pompe o flussimetri per il controllo del flusso nell'impianto a liquido. All'avvio del sistema troviamo la scritta Lantron nel display LCD e possiamo accedere al menu dell'interfaccia. Tramite il tasto principale possiamo ruotare e selezionare i vari canali e possiamo scorrere quindi nei 6 canali presenti, che possono essere configurati con ventole, come nel caso del primo canale, un flussimetro, una pompa o più pompe, sono tutti configurabili, e possiamo ovviamente regolare l'intensità delle ventole. Questo si può fare spingendo il primo pulsante. Abbiamo 2 modalità. Abbiamo la modalità manuale o la modalità automatica. Quindi ruotando sempre il primo pulsante possiamo scegliere tra la modalità automatica e quella manuale. La modalità manuale possiamo selezionarla spingendo il secondo pulsante e regolarla ruotando il primo. Sul primo canale abbiamo installato 5 ventole Fobia. Possiamo regolarle manualmente in base al voltaggio e in base agli RPM. Vedremo poi come possiamo cambiare la modalità di visualizzazione della velocità della ventola in base ai volts oppure agli RPM. Ok, questa è la modalità manuale. Nella modalità automatica invece possiamo selezionare il voltaggio minimo. Diciamo 6 volts. E poi possiamo selezionare anche il voltaggio massimo, diciamo 12 volts. Questo voltaggio verrà applicato quando supereremo una certa temperatura target associata al sensore che abbiamo installato in corrispondenza del primo canale. Quindi possiamo regolarlo ad esempio attorno a 33 gradi, in questo caso siamo a 28 e quindi verrà impostata la velocità di rotazione più bassa. Questa velocità poi è gestita in modo automatico. Ad esempio qui nel canale 4 abbiamo installato una ventola in corrispondenza delle fasi di alimentazione della scheda madre e possiamo vedere come poi sarà regolata in modo automatico in base alla temperatura target. Questo lo vediamo dopo. Per il controllo della pompa abbiamo una modalità del tutto simile, quindi in modalità manuale possiamo regolare la velocità della pompa. Possiamo sentire che adesso infatti vibra e infatti diciamo che non è consigliato utilizzare un voltaggio più basso, poi dipende dal tipo di pompa. In questo caso noi abbiamo una Fobia DC400 e diciamo che è bene tenerla sempre al massimo regime. Abbiamo poi il flussimetro. Nel flussimetro possiamo visualizzare teoricamente il quantitativo direttamente di litri per ora che vengono attraversati, che attraversano il circuito. C'è un problema però, in pratica il fan controller
calcola automaticamente questo valore in base al segnale che riceve dal flussimetro, che generalmente è costituito da un tot di impulsi per secondo. Questo modo di contare però varia da flussimetro a flussimetro e in questo caso non è veramente rispondente alla realtà, poiché diciamo che c'è un valore di base di fondo che viene assegnato a questo, al valore di flusso che attraversa l'impianto, e questo valore in realtà non è esattamente proporzionale a quanto si può calcolare invece con le formule matematiche associate a questo flussimetro. Vedremo meglio questo discorso nel corso della recensione. Possiamo comunque osservare che diminuendo il voltaggio associato alla pompa avremo comunque un valore più basso del flusso in litri, però effettivamente questa variazione è minima perché il conteggio non è perfettamente, non è molto accurato. Proviamo a spengere la pompa per un breve istante e vedremo come abbiamo associato in questo caso un allarme al flussimetro. Quindi nel caso di rottura della pompa, anche se il segnale RPM per esempio è corretto e quindi l'allarme della pompa non suonerà, potremo rilevare l'assenza di flusso tramite, diciamo, il flussimetro. Vediamo ora la regolazione automatica della ventola del canale numero 4. Abbiamo, come detto prima, questa ventola l'abbiamo posizionata in corrispondenza delle fasi, è questa qua, diciamo che in un banchetto è abbastanza importante quando effettuiamo ad esempio elaborazioni sulla CPU. Al momento viene rilevata una temperatura di 32,5 gradi ed è selezionata la modalità manuale, quindi la ventola è al 100%. Proviamo a lanciare un'elaborazione. In modo da cercare di far salire la CPU. Nel frattempo impostiamo la regolazione automatica, quindi selezioniamo regolazione automatica con il secondo tasto, diciamo che spegniamo la ventola quando la temperatura è inferiore a quella target che imposteremo poi. Mentre per la velocità massima selezioniamo il valore 100%. Se superiamo la soglia di 36 gradi. Allora, in questo momento abbiamo lanciato l'elaborazione. Confermiamo. La temperatura è al di sotto della soglia e la ventola si spegnerà. Nel frattempo vediamo che la temperatura sta salendo, mentre sale vi faccio vedere un'altra cosa, che è la possibilità di regolare la retroilluminazione del display con il secondo tasto quando siamo nella modalità principale. Questa è quella massima, diciamo che così è un'impostazione adeguata. Allora, qui adesso abbiamo raggiunto la soglia target di 36 gradi e vediamo che la ventola non parte subito. Diciamo che a partire da questa soglia viene fatta una sorta di interpolazione e la ventola partirà, diciamo, in modo, verrà attribuito un voltaggio proporzionale alla differenza tra la velocità minima impostata e la velocità massima impostata, diciamo, in base anche alla distanza dalla temperatura target. Quindi man mano che ci allontaniamo dalla temperatura target verrà impostata una velocità maggiore. Diciamo che ancora non è sufficiente, però possiamo provare ad abbassarla un pochino.
come vedete abbiamo raggiunto adesso un valore che appare al 20%, la ventola ancora non riesce a partire, chiaramente man mano che salirà la temperatura verrà attribuito un valore maggiore. Aspettiamo la temperatura sale ancora un po' per raggiungere un valore sufficientemente alto, possiamo provare ad impostare un canale su una diversa impostazione, ad esempio tenendo premuto questo pulsante possiamo scegliere che tipo strumento, diciamo, da regolare possiamo associare al canale numero 5. In questo caso questa è la pompa, questa è la ventola e questo è il flussimetro. Per il flussimetro possiamo scegliere se visualizzare i litri per ora o i galloni per minuto, anglosassoni. Altre cose che possiamo selezionare, appunto, l'allarme, quindi scegliere se impostare l'allarme oppure no. E impostare il valore della temperatura della sonda in gradi centigradi o Fahrenheit. Torniamo al menu principale, ad esempio possiamo ancora provare a cambiare i valori che sono associati ad una ventola. Diciamo, queste sono le impostazioni avanzate e quindi per la ventola selezioniamola, possiamo scegliere se visualizzare il RPM o il voltaggio. Anche qui possiamo selezionare l'allarme al momento in cui la ventola si ferma e possiamo impostare anche qua il valore di la temperatura in gradi centigradi o Fahrenheit. A questo punto la tensione è aumentata al 36%, la temperatura è ancora arrivata al 40%, a 40 gradi, rispetto a 35 gradi, sono 5 gradi in più, però la ventola ancora non sembra partire. Aiutiamo un pochino, ed eccola qua. Diciamo che in questo caso probabilmente conveniva impostare una rotazione minima più alta. Un'altra cosa che vi facciamo notare è che il valore di RPM visualizzati non è corretto. Questo è un piccolo bug che è presente in questa versione beta test che noi abbiamo testato in anteprima e che verrà risolto sicuramente nelle versioni commerciali. Diciamo, a bassi RPM la lettura di RPM non è corretta. Allora, impostiamo la velocità minima, vale al 36%. Come vedete la velocità viene impostata ad un valore intermedio. Ok, diciamo che queste sono le funzionalità principali dell'Amtron Fan Controller. Potrete trovare maggiori dettagli nella recensione, foto dettagliate anche della sezione di alimentazione e test più approfonditi anche sulla misurazione dei voltaggi erogati dall'Amtron Fan Controller anche in corrispondenza della pompa. Per oggi è tutto e arrivederci alla prossima video recensione.